Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie incentrata su Locker Room Pokémon Mario Merda 2. Allora, prima di iniziare voglio scusarmi per l'attesa di uscita di questo episodio, ma purtroppo ho avuto parecchie cose da fare. Come avete visto, per ora sono tornato a fare i video commenti sulle partite del Livorno e in contemporanea a questa serie qua faccio anche quella di Formula 1, quindi ho avuto anche da fare per altre cose, anche vari montaggi, bla bla bla, e niente. E inoltre mi sono un po' informato sul come prendere questi tre Pokémon leggendari, e per uno in questione ci sarà poi una problematica che poi vi dirò dopo a tempo debito. Vi ho detto questo, niente, andiamo subito qua dentro e andiamo a cercare Zapdos. Centrale elettrica. Sicuramente ci saranno dei Pokémon. Mi sembra strano che non ci sia niente. Ah, meno male, siamo che corre. Eccoci, infatti. Vediamo un po' che Pokémon ci sono. Pikachu, vabbè. Fuga. Proviamo ad andare di qua. Di qua chiaramente non c'è una sega, a parte le Pokéball che contengono oggetti, probabilmente. Sì, infatti, Elisir. Andiamo giù. Andiamo qua. Ancora un'altra cosa. Ma cazzo è un Pokémon? Electrode. Ma quasi quasi un fango bomba mi si tira, vai. Ale. Vai. Addio, chi è? Zapdos. È uguale di Antio, solamente che è blu, con la ghigna metà Zapdos, metà Gyarados, appunto, a Zapdos. Può sembrare il Pokémon uccello leggendario, ma in realtà non lo è solamente uno selvatico molto simile a regola. Vabbè, io comunque l'ho ammazzato. Ora uso il repellente, Sono partiti, non c'era nessuno di Pokémon che mi dava noia, ora stanno venendo in continuazione. Allora, zaino. Dov'è? Eccolo qua, repellente. Vai, l'ennesimo. Ah, tuono. Ecco, tuono ne è fatto male. Anche se io, vi dico la verità, anche se il livello di potenza è inferiore, preferisco fulmine. Almeno non fallisce, tuono ogni tanto fallisce. Sì, guarda, basta, mi interessa. Andiamo a prendere, se lo troviamo, Zapdos. Ma che sei al labirinto questo qui. Eccolo qua, via. Iniziamo. Oh. Zapdos, va bene tanto ormai. Allora, Mega Pugno, sperando che non muoia, o perlomeno non li possa levare più di tanto. Non ti preoccupare, tanto fallisce, quindi... Ah, si protegge, scusate. Ale, vai. Ancora? Ma raga, se ne uso un altro, dovrebbe rimanere in vita con la vita rossa. Sì, ok. Agilità. Allora, zaino, proviamo a catturarlo. Bella merda, non me lo ricordavo di averci visto CB. Bene. Andiamo un po'. No. Subito che si esce. Sì, vabbè, oh. Allora, niente. Dai, ma come può essere morto così?
Sì, usiamo un altro Pokémon. Wimpy. Sicuramente fallisce, io provo a addormentarlo. Sonnifero. E ciao Wimpy, poi si vede efficace fra l'altro. Sì. Dildo. Zaino. Megaball. No, Bimbi Vista non si muove nemmeno a volte la Pokéball. Cioè vabbè, la Megaball. Problema viene. Io la Master Ball col Pipic la uso. Uno, due, tre. Yes! E andiamo di... Ma vi do la verità, ma ero un po' cacato sotto o addosso, perché ho detto, cazzo, io non c'ho nemmeno un Ultra Ball. Sta a vedere, va a finire che finisco tutte le Pokéball, mi tocca ammazzare, insomma, lasciarlo sta. Invece ce l'ho fatta. Ale, bene così. Insomma, ragazzi, detto questo, niente, andiamo a prendere il secondo Pokémon leggendario. Articulo. No, sì, dovrebbe chiamarsi Articulo, fra l'altro. Ragazzi, ve l'ho detto, mi sono un po' informato, quindi almeno i nomi li so. Le forme no, però i nomi sì. Allora, a regola, per poter andare a prendere Articulo, dobbiamo passare da qua. La strada sotto Missidial City. Insomma, la strada alternativa per andare, se ci si può andare, all'isola. Ah già, qui ci sono Pokémon, anche qui, il repellente mi è finito. Scappiamo, vai. Non ti girassa, bravo. Eccoci qua. Speriamo di non incontrare nessuno. No, entriamo. Usiamo di volata un bel repellentone. Così evitiamo qualsiasi problematica. Almeno si spera. Vai. Vediamo un po'. Qui spostiamo tutto, vedo c'è da spostare. Bene, non c'ho forza. Maledetta la miseria. Non c'ho più il Pokémon che ce l'aveva. Chi era? Che fra l'altro non lo ricordo. Vabbè, andiamo insieme a qualcuno. Tanto forza non è male, rispetto ad altre mosse. Majin Buu, Maremma. Vabbè, si leva cosa? Si leva l'inutile metronomo, che non mi cava nemmeno, fra l'altro. Vai. Cioè, inutile relativamente metronomo. A volte sì, però bisogna essere onesti. Vai di forza, ok. Ale, è andato. Antigela. Va bene. Allora, buttiamo anche questo. Poi vince altro, no. Allora torniamo giù. Vai così. Cazzo, è lunga l'ossa, eh? Beh, finito il repellente, fra l'altro. Zaino. Repellente max, vai. Dove devo andare? Qui sotto, boh. Faccio un minuto prima. Non voglio già più, no. Regola no. Ci ho spostato tutti i tassini. Ini, insomma. Allora, come si fa? Guardiamo un po'. Così. Sì.
Vediamo un po', buttiamoci. Esattamente, è così. Eccolo qua, Articulo. Andiamo, vai, go anche lui, vai. No, cazzo. Cazzo, mi è venuto. Parte vista salì. No, mi è venuto in mente ora che non sono passato dal Pokémarket a prendere le Pokémon. Accidenti a me. No, che palla, te avevi detto il culo. Cioè, prima ci è andata bene, ora ci è andata di merda, di sicuro. Speriamo di no, però. Conoscendo il culo che ho io nel fare le ossie, quando faccio le ossie, è molto probabile. Omega Pugno sembrerebbe che Articulo vi fa di meno. Non ha levato nemmeno metà vita, quindi volendo ne potrei utilizzare due. Però non è il rischio. Non me la sento. No. No. Cosa sciombina. Dai. Dai. Ma cosa sciombina. Ma cosa sciombina. Ma cazzo, prima... No, ha levato pochissimo e la boom l'ha levato metà vita, se non di più. Mi facciamo anche stracomodo, Articulo. Insomma, ragazzi, questo è quanto. Ora uso fune di fuga per uscire un attimino. Quando troverò, dov'è la fune di fuga? Dai, che palle. Io sono corretto e vi... Cioè, non è che tipo magari salvo e poi rifaccio tutto. No, ormai l'ho perso e niente, per dire. Corretto così, quello viene fuori, viene fuori. Però che palle. Comunque, ragazzi, via. È andata così per quanto riguarda l'Articulo. Mi riallaccio al discorso che ho fatto inizio video, ovvero su una problematica. Se non sbaglio, ho dato questo termine o simile. C'è una cosa che c'è da fare per quanto riguarda un uccello leggendario che è Moltres. Allora, informandomi un po', che non è stato semplice, una cosa da fare perché. Essendo un hacker room non è che c'è una guida ufficiale, ho scoperto che per poter arrivare nel luogo in cui si trova questo Pokémon bisogna usare un codice trucco, un cheat, chiamatelo come volete. E volendo io l'ho anche trovato, il codice in questione. Quella è la cosa che a me mi turba parecchio, è che essendo un hacker room, e quindi credo che svariati parametri siano stati modificati, anche se è stata messa apposta questa cosa del codice per poter arrivare su un luogo tra virgolette segreto cui catturare questo Pokémon leggendario, io non me la sento di usarlo. Perché? Perché sarò sincero, in passato già con i giochi simili, ma non mi sto riferendo a Pokémon, dico in generale, ho usato a volte così dei trucchi per facilitarmi le cose e magari non subito, ma magari andando avanti il gioco poi ha avuto delle problematiche, o che crashava, o che si bloccava, o che succedeva tant'altro. Quindi ripeto, siccome magari questo gioco qui, essendo un hack room, una cosa modificata, ha secondo me più possibilità, anche se è stata fatta apposta, cioè, come ho già detto, di magari, non lo so, far sì che si creino, che vengano fuori crash o qualsiasi problematica, io non me la sento. Piuttosto, tanto come vedete, fra l'altro non è neanche l'ho preso due, quindi manca lui, no, dei due incontrati uno mi è anche, diciamo, scappato perché l'ho ucciso. Diciamo, io non me la sento di usare questi trucchi per prendere il Moltres, almeno per ora. Poi se magari, non lo so, finisco il gioco, diciamo, batto la lega, perché sì, diciamo che io l'interruzione della serie vorrei farla con, se mai ci arriverò, con la Lega sconfitta. Insomma, se mai dovessi arrivare a una cosa del genere, magari posso rischiare di fare una sorta, fare una sorta di episodio extra e magari lo farò. Però per ora scusatemi, ma non me la sento. Spero che avete capito le motivazioni, però è così. Beh, ragazzi, detto questo, niente, l'episodio finisce qua. Mi girano veramente le scatole per Articulo, perché porca miseria, come ho già detto, mi faceva non comodo di più. Ma fra l'altro è un buon livello, era il 50. E quindi niente, è andata così. Prima di lasciarvi vi dico l'ultima cosa, poi vabbè, arriviamo chiaramente alle conclusioni.
Guardo, non prometto niente. Guardo di allenare un po' tutti i Pokémon. Metto lì piano, no? Con molta calma, cerco di allenare tutti i Pokémon perché altrimenti, non tanto per l'ultima palestra, credo, ma probabilmente per la Lega, altrimenti c'è da patire non poco. E niente, questa era una presentazione che volevo fare. E detto questo, arriviamo alle vere e proprie conclusioni. Allora, come sempre, vi ricordo: sì, intanto, no, come sempre, primissimi, vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Via, ragazzi, detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video. Va bene? Ciao.